Seconda puntata della rubrica Stylist per un giorno. Oggi Dressing Up, la diva del tubo. Sigla! Eccoci qua, Aloha! Visto che nel precedente video mi è stato detto che la intro è stata un po' troppo lunga, questo video sarà molto più concentrato e andrò direttamente al sodo. Quindi, outfit per la diva del tubo, ho pensato a qualcosa di rock, ma anche comunicativo e pur sempre fashion. Da dove sono partito? Iniziamo subito. Sono partito da questi fantastici collan di Amp, che è un sito appunto un po' rocchettaro, e sono davvero particolari perché hanno queste due sagome di gatto, all'altezza del ginocchio, e sul retro invece proprio anche la coda. Secondo me sono super particolari, sono collan, sembrano parigine ma non lo sono perché sono collan bicolor. Questi collan felini sono sicuramente cool e aggressivi ma al tempo stesso molto divertenti, e la diva del tubo è molto originale, quindi sicuramente li apprezzerà. Anche perché sappiamo che lei adora gli Scottish e ne vuole prendere uno. Il primo capo su cui ho costruito l'intero outfit mi piace davvero un casino, e adesso vediamo cosa c'è dopo. Come top ho scelto questa maglia di Jennifer a stampe optical, zigzag optical, però optical perché è appunto bianco e nero, e è un po' anche trasparentina e ha un taglio anche molto particolare perché sul retro è scollata, invece davanti è più accollata, e secondo me alla diva starà benissimo anche perché lei osa con le trasparenze. Per la diva del tubo, che sicuramente è un personaggio rock and roll, non poteva mancare un elemento in vera pelle, pelle nera. Questa minigonna di mango, che è liscia e minimal, ma ha la particolarità delle zip che la rendono sicuramente più aggressiva e tosta, proprio come la diva. Una vera diva non può che indossare la gonna. E adesso vediamo cosa ho scelto dopo. Ancora pelle, questa volta simil pelle, per il pezzo colorato dell'outfit, che è questo chiodo cropped blu elettrico, un colore veramente molto forte e che accentua sicuramente le forme della diva e che però esprime anche tutto il suo carattere. Sinceramente con questo colore non l'ho mai vista, ma secondo me le si addice molto perché ha i capelli scuri, poi ha tutte queste extension molto colorate che sicuramente si abbinerebbero benissimo. Un chiodo non propriamente panchettone, come quello che ci ha fatto vedere la diva nell'ultimo vlog, ma anche fashion, perché la diva è anche fashion ovviamente. Ma adesso passiamo agli accessori. Per la diva del tubo ho scelto questi orecchini molto vistosi di Tsushi, sono sicuramente originali e sono perfetti per tutte le puntate di Cotto e Vloggato della diva e il cameraman. Lo sappiamo che la diva non è tanto capace in cucina, ma le piace magna, quindi sono top questi orecchini per lei. E poi almeno un po' dissacranti, vistosi, ma fashion irriverente. Dopo questi orecchini, forchetta e cucchiaio, via ancora di accessori, sempre molto da diva. Questa borsa di play short, fatta da dei miei amici designer, è una figata assoluta, perché è personalizzabile. Voi adesso la vedete così, con questa croce bianca, e quindi niente di che. Ma la croce bianca è in velcro e quindi insieme alla borsa vi arriva un kit di lettere da ritagliare per comporre la frase che più volete. E io per la diva non potevo che comporre rosicate contro tutti i moralisti e le rosicone. Sicuramente divertente e molto easy, dai. Su, si scherza, moraliste. Non potete dire che questa borsa non è una figata assoluta. È interamente personalizzabile, potete scrivere quello che volete grazie proprio alle lettere attacca e stacca. Io ho scritto, vabbè, rosicate perché è nel mood della diva, ma voi potete fare quello che volete. Sul sito, e vi lascio tutti i link nell'info box, ci sono poi vari altri prodotti, oltre accessori, ma anche t-shirt. E secondo me è un'idea molto originale e interamente made in Italy, quindi approfittatene e andate a sostenere il Made in Italy, ovviamente. E adesso concludiamo l'outfit con l'accessorio per l'eccellenza, le scarpe. Per completare l'outfit di Alicia ho scelto questi stivali total black, dalla linea semplice e pulita, ma comunque molto aggressivi. Hanno un plateau molto alto e la particolarità, e il motivo per cui li ho scelti, è che dallo stivale esce all'altezza del ginocchio il collan col gatto, e quindi sono una vera figata e sono l'accessorio perfetto. Questi erano tutti i capi che ho scelto per l'outfit di Alicia e adesso non ci resta che vedere l'outfit completo. Eccolo qua. L'outfit è basato sui contrasti di colore.
il blu elettrico e il nero e la stampa a zigzag. Ci sono poi degli elementi di originalità, come i collan, la borsa e gli orecchini, che vogliono interpretare tutta la personalità forte della diva, che è dolce, sensuale, giocosa, ma soprattutto diva, diva cattiva. Non so se definire questo outfit propriamente un outfit da giorno o anche un outfit versatile. Non so, ditemi un po' anche voi cosa ne pensate. Ovviamente tutti i link dei prodotti sono nell'info box. Spero che il video e l'outfit vi siano piaciuti. Io aspetto come sempre i vostri commenti. Grazie per quelli al precedente video con protagonista la SB, che ve lo linko qui. Fatemi sapere anche chi vorreste vedere vestito nella prossima puntata della rubrica. E io sono qua, continuate a seguirmi. Ah, e fra poco ci sarà anche la rubrica Super Culo, quindi stay tuned. Ciao, ciao Liscia, ciao Divetti, Divetti, bye bye, tschüss.